Grazie, intervento velocissimo. Io è logico, sono felice di essere presente questa sera qui. Taormina è gratificata dalla presenza e di questa mostra. Quando circa due mesi e mezzo fa, il professore Pulpo, l'assessore alla cultura, ha proposto timidamente questa ipotesi, mi ha detto: ma lei non si dispiace se le propongo una cosa? Professore, mi dica. Ma non è che si secca, no? Allora mi ha proposto, così è stato. Noi vorremmo fare qualcosa al teatro antico di Taormina per aiutare sia la cultura siciliana sia la fondazione piccola che in questo momento ha qualche difficoltà. Ho detto io, ben venga, io ho sempre detto che, e qua lo voglio ribadire alla presenza dell'assessore al turismo, quando Taormina tira dal punto di vista turistico tutta la Sicilia tira, quindi questo è un messaggio mio per dire non dimenticatevi di Taormina e non dimenticate neanche del caro Presidente dell'accordo che abbiamo fatto anche sullo bigliettamento di questo io parlo, siccome l'impegno c'è stato, lo voglio ribadire ufficialmente, abbiamo detto che Taormina sicuramente non può essere utilizzata ad ospitare le mostre, a pulire i servizi igienici, a tenere bene il teatro, ma è logico che, viste le precarie condizioni economiche di tutti i comuni siciliani, ecco, quando delle attività turistiche ci permettono di avere un introito notevole, ecco, noi pretendiamo di essere partecipi all'introito e agli incassi del teatro. Grazie. C'è una cosa che ho sentito che era per salvare la fondazione. Non aiutiamo neanche il comune di Taormina, non aiutiamo nessun sistema. Noi vi stiamo mettendo tutti in sfida. Cioè, se volete stare su un sistema dovete imparare a crescere, essere finanziati solo perché esistete non è più possibile data la situazione. Allora la Fondazione Piccola è una di quelle che ha detto: io ho qualcosa da valorizzare per rendermi autonomo economicamente. E gli è stato detto: cosa hai da valorizzare? Ci ha presentato questa mostra. Quindi questo è un modo per renderli economicamente sostenibili e indipendenti. Anche, diciamo, perché questa è la filosofia che stiamo sposando per tutti quelli, perché riteniamo il valore della cultura un valore fondamentale, ma sappiamo anche che con la cultura dobbiamo fare sviluppo economico. Io appartengo a quella classe di politici piccolissima che pensa che la cultura si mangia e si fa mangiare. Se la si valorizza, se invece pensiamo solo all'astrazione del bello, questo ci fa crescere culturalmente, socialmente, ma ci rende sottosviluppati dal punto di vista economico. E allora qua è stato lo sforzo di coniugare la custodia dei beni e quindi il loro tramandarsi alle generazioni future, la conservazione, con quello che invece è la valorizzazione, la fruizione turistica, che la stessa sovrintendente, normalmente i sovrintendenti si caratterizzano, diciamo, per una custodia conservativa che è anche giusta, perché noi dobbiamo riportare i beni alle future generazioni, però dobbiamo renderci conto che noi abbiamo sotto i nostri piedi tesori inestimabili. Allora, se un progetto del genere ci permette di farlo diventare un attrattore di turismo, un sistema di fruizione, un sistema di sviluppo economico, perché stiamo testando un metodo che dal prossimo anno può diventare regola per tanti altri luoghi di teatri di pietra che noi abbiamo e possiamo mettere, ma tante aree all'aperto, al chiuso, e quindi nuovi spazi che possiamo andare a creare e che possiamo andare a sostenere attraverso il contributo di chi come privato decide di investire nella cultura, quindi non soltanto farcene carico noi, che quindi stiamo semplicemente supportando la possibilità di un fatto. L'assessore al turismo, ritengo altresì importante che ci siano dei gemellaggi che uniscono la mostra in un sito di Taormina e un sito di Capo d'Orlando, perché questo lo so che il sindaco non è d'accordo, però io lo dico sulla base di studi marketing, infatti, perché ogni volta emigrante politico io mi giro un pochettino ancora in giro per vedere se ce ne sono in giro, perché non dico sempre, come ha detto, ha ricordato, sono incomodato d'uso. Allora io, diciamo, da economista pubblico ho studiato, allora la Sicilia è un brand internazionale posizionato sui mercati internazionali, qualsiasi luogo della Sicilia non lo è. Allora, esiste l'ideogramma, grazie a Camilleri, lo dobbiamo sapere, noi abbiamo l'ideogramma in cinese, nessun luogo dell'Italia ha l'ideogramma in cinese, c'è l'Italia e Sicilia, non c'è la Roma, non c'è la Venezia, non c'è la Taormina, da Sicilia a Toscana sono uniche due tradotte in inglese. Allora noi dobbiamo vendere la Sicilia è fatta di posti eccezionali come Taormina, unico, il cui teatro greco di Taormina è un'unicità che dobbiamo rendere fruibile. Allora il fatto che mi viene
detto subito che sono tutti qua i ragazzini, si fanno le foto, utilizzano lo spazio, lo riapriamo eccetera, è un modo incredibile di rendere vivo anche un luogo che oggi è deputato al solo spettacolo, avendo io anche la delega allo spettacolo, so bene tutte le difficoltà che vengono a essere realizzati. Su chi prende i profitti, io devo dire che forse mi sono perso un passaggio, io pensavo che il Teatro Greco era della regione, però forse abbiamo uno scoop, è della regione, lo so, però se non lo concediamo Taormina non sarà il centro del mondo. Invece io credo che devono essere messi a sistema, non dobbiamo più sentire dire che c'è Taormina, c'è la Sicilia, c'è Capo Orlando, ci siamo i siciliani che abbiamo dei tesori immensi, inamovibili, quindi chiaramente il bello di queste cose è che noi non stiamo prendendo gli acquerelli di Piccolo e li stiamo portando in giro per il mondo, ma stiamo portando il mondo in giro per il Teatro Greco di Taormina e per la Fondazione Piccolo a venire a visitare questo. Allora entriamo in questa logica e sicuramente così, con questi talenti della nostra terra e con gli artisti che decidono di venire ad arricchire quella che è l'offerta culturale della nostra terra, noi vi accogliamo con grande piacere quando ce l'arricchite, cerchiamo anche di trattenervi nel caso volete farle da altre parti, da dove viene fatto, e lo facciamo con uno spirito che guarda allo sviluppo economico di questa terra e non più soltanto sentendoci figli di un Dio minore o diversi dagli altri. Qua devo precisare che noi siamo a statuto autonomo ancora, ce la cercano di togliere da tutte le parti, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, quindi la legislazione la facciamo noi. Questo lo dico perché so di ministri che si sono confusi, però non ha importanza. La sovrintendente per esempio non è un dipendente dello Stato, è un dipendente della regione, se non sbaglio. Perfetto, vi ringrazio a tutti.